Manamana. Alle 21 si apre la scatola, chi è dentro aspetta da mezzo secolo di venir fuori alla luce giallognola per raccontare storie economiche. Il teatro, guardate che spettacolo. Io credo che il teatro sia un posto alquanto sicuro, proprio come il cinema, proprio come la chiesa, sì. Solo che al cinema e in teatro non si può entrare. In chiesa sì. Lì il distanziamento è previsto. Allora, qual è la differenza? La fede? Ma perché? La gente che va in teatro non ha fede? Non crede al difficile sforzo che un regista compie nel rappresentare emozioni comuni? E poi la voglio dire tutta. Io ho così tanta fede nel cinema e nel teatro che addirittura pago. Eh sì. Quindi la risposta sostanziale a tutto questo è semplice. La fede non ha limiti. La fede è libertà. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Ci si può andare, l'aperitivo delle sei, neanche quello là. Ma come si può fare? Non si può andare al bar, ho le tasse da pagare. Dai, ci pensa lo Stato, ci servono i soldi dei ristori, c'è anche quello del recovery fund, E quando arrivano i soldi, insomma, è chiuso o è aperto? Ce la volevo! Ragazze, la mascherina. Grazie, bravissime, bravissime. Bravi. Non assembratevi. Buonasera. Buonasera. Chiedo scusa per l'intrusione, ma la domanda cade come il fagiolo. Yes. Ma secondo lei, se fosse il Presidente del Consiglio, cosa direbbe non solo all'opposizione, ma a tutta la popolazione italiana? Cari italiani, vi chiedo solo un piccolo altro sforzo. La gente non sa neanche che fare. Noi purtroppo stiamo attraversando questo periodo. Noia. Tutto il resto è noia. Ce la faremo! Sì, sempre. Quello sì, ecco l'ottimismo. Ecco l'ottimismo che arriva fuori. Ce la faremo! Anziché positivo, è ottimista. Lui pensa positivo, ma non è positivo col tampone. Lui pensa positivo. Arrivederci! Sto che sempre so, sto che sempre so. Te pigliato cu. Io devo stare anche se la fila è chilometrica, non devo parlare col Presidente del Consiglio, perché devo anche se costa 70.000 euro. A erogare benefici da accreditare direttamente sugli IBAN, sui conti correnti. Una scheda per telefonare, io ho bisogno di parlare con qualcuno al Ministero. Per capire come sta andando la situazione, perché questa è la zona arancione. Passiamo all'area arancione. Quindi la zona arancione, abbiamo anche i colori di questo negozio che è arancio, quindi aspettiamo, io aspetto. No, la scheda costa 70.000, la prendo! Noi chiuderemo tutto. Posto a tavola, se c'è un congiunto in più, se poi sforiamo il numero, nel bagno mangi tu. Se a casa siamo più di sei, non è certo colpa mia. Arriva un nuovo ospite, devo farlo andare via. Ma metti che asintomatico, ricadiamo in panda.
Manamana. 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 Manamana.